Doppio chilometro per 4 anni a chiudere il sabato del Savio in 11 al via, 1 Zelinda, 2 Zacco P, 3 Zephyr, 4 Zorro Jet, 5 Zebrina, 6 Zagor MTT in seconda fila, 7 Zenzero Robo, 8 Zagorit, 9 Zar Parlante, 10 Zamio P, 11 Zeppo Lennart Joy. Macchina che prende graduale velocità, un po' frastagliata. La seconda fila di galoppo Zelinda. Macchina che accede. Partiti. Dall'esterno Zagor MTT cerca la conversione alla corda. L'errore di Zorro Jet che stava sbagliando. Spero Zorro, Zorro Jet squalificato. Zagor MTT in vantaggio nei confronti di Zebrina. Terzo un paio di lunghezze Zac OP. Quindi gli altri più arretrati. Con, uh, L'errore anche di Zephyr. Sfila 4. Numero 3: Zephyr squalificato. Di serrare sotto rispetto al terzetto di testa. I 400 metri iniziali in 31. Appena abbondante. per linee esterne c'è solo Zamia Opi. Continua in avanti. Zagor MTT anche di discreta lena. Fornisce punto di riferimento a Zebrina, Zacopi e Zar Parlante. Zampio che risale gradualmente all'esterno quando si va al completamento del primo giro di gara dopo 647 e mezzo. Il Battistrada Zagor MTT lo completa nell'ordine dell1 e 3, Zampio Pike è all'altezza del Salchi di Zacco P. Lo controlla Zebrina. Nei pressi del quartetto di testa ci sono anche e Zagorit, poi Zenzero Rob alla retroguardia degli esenti da errore insieme a Zeppo Lennart Joy 18 e 8 i mille iniziali di Zero Numero Zagor MTT, uno, si Scoccia Zelinda, a che in breve lo mette a sedere e prende margine a Zamia OP, che cerca di inseguire a nuova battistrada. A 600 dal termine, Zebrina ha messo assieme un parziale importante davanti alle tribune in 15 per prendere il comando una curva in 14-9, c'è cioè un 29-9 non scritto, col quale guadagna 15 metri di vantaggio a Zamia Opi, poi Zar Parlante e Zagorit. Quando si va sulla addirittura opposta in vantaggio in maniera anche netta, Zebrina che completa il miglio in 2-3 e mezzo, lascia. Più indietro, Zamio P alle prese con Zarparlante, quindi Zagorit a 300 metri al termine. Zebrina è ancora quattro lunghezze meglio di Zamio P, che ha respinto il tentativo di Zarparlante Parlante all'ingresso dell'addirittura arrivo. Zebrina che vive sul vantaggio acquisito, si avvicina Zamio P, ma non può nulla perché Zebrina si mantiene intangibile fino in fondo al secondo Zamio P, al terzo Zarparlante. 2,34 e mezzo il doppio chilometro intoccabile di Zebrina. Raddoppio da guidatore, triplo da allenatore per Salvatore Valentino, stavolta per la signora. Rosella Rustici, il numero 5 di Zebrina al primo posto, al secondo il 10 di Zamiop, al terzo il 9 di Zarparlante. Questo è quanto per il sabato da Cesena con un saluto e un ringraziamento per i canali di Unire TV. Massimo De Marco.